proviamo, perché purtroppo ovviamente, come sempre succede quando c'è tanta gente, il rischio è che poi prenda poco. Ma voglio solo proprio due secondi, perché è ovvio che chi mi segue del Palio sa tutto, poi basta spostarsi di pochi chilometri e si entra in una nuova realtà. Ecco, qui siamo ad Arezzo, dove la tradizione della giostra, cioè vale a dire del torneo con la lancia medievale, no? Che in questo caso sfida, diciamo così, un pupazzo detto Buratto, che rappresenta il re delle Indie, no? Cioè una specie di nemico che veniva da lontano, che probabilmente erano i pirati che dalla costa ogni tanto si addentravano verso l'entroterra. E qui stiamo parlando di tradizioni anche qui ipersecolari, ne parla Dante nell'Inferno della giostra di Arezzo. Ecco, la differenza con Siena è che mentre Siena ha mantenuto annualmente viva la tradizione sin dai remoti secoli, cioè dal 1600, praticamente tutto documentato, no? Ogni anno si è corso il Palio, quindi si è tutto. Qui invece veniva corso per motivi, veniva fatta la giostra per motivi importanti, visite di personaggi, di reami, di reali e cose di questo tipo, ma dal punto di vista sistematico in realtà è dal 1931, se non erro, che si partecipa. Comunque stiamo avvicinandoci al secolo e in ogni caso, ripeto, ci si basa su una tradizione precedente secolare. Però ecco, diciamo che la data di inizio della giostra del Saracino moderna è il 31. Ci sono i quattro quartieri della città che si sfidano appunto a una gara di abilità con il cavallo e la lancia e di coraggio ovviamente, per colpire nel centro lo scudo del Buratto, quindi di questo personaggio che da una parte ha lo scudo che è il bersaglio e dall'altra parte ha il cosiddetto mazzafusto, che è una specie di palla di ferro, no? Cioè di quelle che l'arma con la palla e la catena, che normalmente veniva era una delle armi medievali. Quindi bisogna stare molto attenti, perché colpendo lo scudo del Buratto, il Buratto ha dentro una molla che lo fa girare velocemente, e quindi se non ci si scansa si prende la palla del mazzafusto in testa, e questo faccia molto molto male. Quindi è una gara di abilità, perché ovviamente riuscire col cavallo al galoppo a centrare in pieno lo scudo è assolutamente impossibile per uno che non sia un giostratore professionista, diciamo così, e anche di coraggio ovviamente, perché il passaggio, se si sbaglia ovviamente, può essere molto pericoloso. Allora io volevo, al di là dello specifico, no, adesso è passato il corteo e poi si va nella piazza, che è antichissima, bellissima, no, la piazza centrale d'Arezzo, per la giostra in sé per sé. Però io sinceramente volevo proprio ricordare come sia fantastico il patrimonio storico e la tradizione che c'è in Toscana in ogni città. Questo veramente è unico rispetto a tutti le altre regioni. Poi per carità, vedono che va, quindi in questi tempi tutti hanno il proprio paliotto, no? E così via, però qui invece sono cose che sono radicate nei secoli, e al di là poi di quando è iniziata la tradizione e la realizzazione vera e propria, c'è una passione, un sangue, una forza che veramente solo qui in Toscana c'è. E poi è ovvio che uno che è abituato, che ha l'occhio, no, sul Palio di Siena, come posso avere io, tende a vedere le differenze, no? Ma non è neanche giusto, cioè ogni cosa è a sé, ogni città ha una sua tradizione ed è bello così. Io per quello che posso fare cerco di portarvi un po' dentro questa bellezza, no? Per cercare di farvi capire perché la Toscana. Chi mi segue sa che da anni sto cercando di farlo capire perché la Toscana, ma ogni volta stupisce, ogni volta è diverso. Non so, posso solo dire a chi è toscano: quanta fortuna avete a stare in una terra così fantastica e
quanto dovete rimanere attaccati alle tradizioni, perché in un mondo globalizzato, in un mondo dove alla fine vogliono farti diventare una specie di numero, ecco, mantenere anche solo le rivalità fra quartieri è un tesoro. Quindi teneteci. Io in tutta la mia attività in Consiglio regionale toscano similari ho sempre cercato di valorizzare e sempre a favore per le tradizioni cittadine, perché secondo me sono una ricchezza pazzesca. E per chi non è toscano, venite a vedere e lasciatevi trascinare, proprio veramente non occorre cercare di entrare più di tanto, no, nel dettaglio della tradizione. Cioè io ormai sono battezzato quasi da 20 anni a Siena e ancora imparo, no? Cioè, quindi ancora io mi metto lì in silenzio a sentire che cosa dicono i vecchi, perché ogni volta si impara qualcosa. Però veramente basta venire, lasciarsi trasportare per scoprire che qui ci sono veramente qualcosa che non c'è da nessuna parte al mondo. Adesso vado in piazza e comunque ci vediamo stasera all'Elba. Grazie, ciao.